Eccoci. Diciamo, Eccoci. qua. Allora, Dai, stasera un po' di devi problemi usare tecnici. la sigla, devi aspettare la sigla e poi parti. Hai Countdown, porca miseria. già. Allora, buonasera a tutti, bentornati con le dirette della vera squadra. Io sono la Iena. Qua Vai c'è giù. Giusy. Ciao a tutti, io sono Enza, ciao. Ok, stasera siamo pieni di ospiti e siamo felicissimi di presentare i nostri bellissimi ospiti. Abbiamo il nostro amico Gianni Leacche, detto Spa. Yeah! Grazie Gianni! È Beh, io oramai sono tornato. di casa, dai. Ormai Eh sì, ormai sì. Abbiamo un attore bravissimo e intrigante, lo vedo io, almeno lo vedo così. Abbiamo Claudio Botosso. Grazie. Benvenuto, Inquadra sarebbe benvenuta. meglio. E abbiamo un'attrice Inquadrarsi, bellissima. Claudio. Abbiamo un'attrice bellissima che ho scoperto bravissima, veramente, che emana Grande. luce, Benedetta Bocconi. Applauso. Come state, Bene, ragazzi? bene, Tutte e tre, bene. benvenuti, benvenuti. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Allora, noi cogliamo l'occasione di questa diretta, avendo i nostri ospiti, per parlare di un film in particolare, poi dopo spaziamo con altri argomenti. Allora, parliamo del film del nostro amico Spa, Alle 3 di notte, che da poco è entrato nella piattaforma Amazon Prime e che quindi si può vedere chi è abbonato ad Amazon. Può vedere Senza il costi film senza aggiuntivi, eh? Senza costi aggiuntivi. costi aggiuntivi. E noi ce lo siamo visti e insomma, a me è piaciuto, lo devo dire, sì, veramente. Quindi volevamo chiedere un po' di cosine. Cominciamo da Spa. Allora, l'idea, come ti è venuta l'idea di questo film? Anzi, cominciamo a parlare di cosa parla in generale. Ciao Giuseppe. L'idea è venuta molti anni fa, direi quasi 20 anni fa. Perché non è recente. Eravamo io e Massimo, praticamente al solito ristorante cinese, e abbiamo Bonetti. scritto, sì, io e Bonetti, e Certo, praticamente abbiamo l'attore. inventato la storia che poi inventata, diciamo che in un certo senso ci riguarda, insomma, dai. Tra le nostre follie, le cose. Oh, finalmente vedo un Botosso inquadrato. Ed è Oh. la storia di due amici alla soglia dei 50 anni, se 50 e passa, che col sogno di diventare attori, diventa grandi attori, ma in questa situazione in cui si trova il cinema italiano è sempre più difficile. In più, c'è un regista folle che tenta di scardinare il cinema d'oltreoceano con attentati dilagati. Chi c'è dietro a te? Giusto, Sei? sei Michele, Maurizio. saluta Michele. Cioè, sei in cucina, giustamente. Maurizio! Buonasera. Abbassati che non ti vediamo. Ciao Marì. Ciao. Buonasera. Buonasera, come va? Beh, lui Vabbè, la occhi cucina. intrusi che si aggirano in cucina, occhio. Sono entrato solo per prendere del vino. Perfetto. Alla salute Meglio. allora. Vabbè, la cucina un porto di mare ci sta, ci sta. Beh, ci sta, cavolo. Vabbè, insomma, è una storia molto semplice, dai. Ma è proprio la semplicità del film che lo rende carino, insomma. E poi lascerei la parola ai nostri amici attori e a voi. A me basta che mi vedete, dai. Ah no, Beh, ma sei tu il centro di questa cosa. Allora, io Spa lo conosco da tantissimo tempo. Eravamo ragazzini, piccoli, proprio piccoli, con il sogno del cinema. Lui, diciamo che è stato il primo a credere in me e quindi veramente lo Ah, ringrazio. Abbiamo veramente mi ha fatto passato una bene. vita a chiacchierare
di cinema e a vedere film a casa sua. E devo dire che questo film racconta proprio questo, cioè il sogno di chi desidera fare questo mestiere e non glielo fanno fare mai, perché è un mestiere terribile, è un mestiere che perdona, è un mestiere che... al quale tu dai tutto, ma è ingrato, un mestiere ingrato. E questo È è un il mondo film. È un difficile, film, eh. è un fi una commedia Sì. che ha degli spunti ironici, divertenti, ma è una commedia drammatica di base. È un film, secondo me, con un gusto francese, con un andamento, Gianni lo ha costruito, a mio parere, benissimo, con un andamento, un ritmo che sembra lento, ma in realtà è perfetto, è scandito, sembra un metronomo, con No, degli attori infatti. straordinari, vogliamo dire. Ma compresa Benedetta, che è bravissima, ma è una grande attrice di teatro, Benedetta, Caro, non lo dimentichiamo. sì, no, È cioè, insomma, ha bravissima. fatto tantissime Grazie, cose, tantissime grazie. cose. Ma poi. Lei è grandissima anche per il cinema. Sì, Per me lei sì. meriterebbe Guarda. molto, E molto di più al cinema. È tornato Daniele. adesso Sbasta mi sta insegnando a fare la regia, perché io vado da Ah, lui a lezione e mi insegna a fare la voce. grande. Ma Ma quindi tu si potrebbe hai aprire un nuovo fatto un scenario, eh? cortometraggio? Hai Come? fatto un Sì, cortometraggio da ho pochissimo. fatto un cortometraggio che ho scritto diretto con Claudio Botosso, Con Claudio. protagonista, insieme a un'altra ragazza che si chiama Nina Pons, con la fotografia di Daniele Cipri, Miriam Rizzo che mi ha aiutato a costruire tutto, le musiche di Sergio Cammariere, e devo dire mi è piaciuto un sacco stare dietro. Infatti adesso in questo periodo vado da Spa e mi chiedo: ma come sei, ma questo obiettivo? Perché non so niente, io ho stato, diciamo, fatto tutto da No, ma autodidatta. è bravo, è bello il corto, è bellissimo. C'è Bodosso, Ciao, poi che è secondo me fenomenale, stiamo fa vincendo prete. un sacco di Infatti ha premi, sbagliato mestiere, doveva far prete Bodosso. però Nella adesso realtà. quando vado a Nella realtà. Spa, adesso se dobbiamo fare un altro film, io devo stare accanto a te, perché posso recitare un attimo, poi mi siedo accanto a te e mi fai vedere tutto, insomma. Adesso lo faccio Unisci le due pure, te cose. l'ho detto. Dai, sentiamo un attimo Claudio. Allora, ritornando al film di A Lettera di Notte. Com'è il tuo personaggio? Se lo descrivi un pochettino. Non sente. Ma è uno Non che sento più. torna, cioè aveva rinunciato a fare l'attore. Sentite? Sì, adesso sì. Ma ha Adesso sì. rinunciato a fare Sì, è un po' in l'attore ritardo lui. ed era ritornato nel paesino dove era nato. Proprio. E poi a un certo punto la passione lo riporta e va ospite da un amico, Bonetti, no? Massimo Bonetti. E lì deve fare un provino importante, il provino non lo, però incontra l'amore, che è Benedetta, e incontra l'amore, e con l'amore se ne ritorna. No, Quindi non spoileriamo il è un provino, è un finale. lillo che si ripete. No, è un'illusione che si ripete in questo mestiere di stop and go. Cioè, ci sono i momenti in cui Sì. tu lavori molto, sei entusiasta, sei. E poi ci sono i momenti di blocco totale, un po' come i pit stop, come si chiamano lì in Formula 1, no? Cioè, poi ci sono i momenti in Formula cui ti 1, blocchi e perdi la fiducia. E però sì. quel momento vero, secondo me, dell'artista, perché il lavoro vero dell'artista è saper aspettare. Soprattutto Sì, l'attore deve giusto. saper aspettare, avere pazienza. Quella è la fatica. Non è tanto quando vai sul set dove vieni portato con la macchina e ti truccano e ti vestono e ti portano il caffè e poi dici le battute. E il lavoro vero è quando devi aspettare. È l'attesa. Praticamente non è tanto quando vai sul set. Quando vai sul set è una vacanza, no? È È vero, soprattutto è una grande verità, soprattutto Claudio. poi se lavori con gli amici come con Gianni, Benedetti, Massimo, qui, allora diventa quasi, diventa proprio
più che una vacanza, no? Diventa un'esperienza di vita. Che bello. Bello. A me profonda, il film è piaciuto. Oltre che un'esperienza professionale, diventa un'esperienza di... Infatti. Ma a me piaceva moltissimo la complicità che avevi sul set con Massimo Bonetti, cioè dovevate recitare gli amici che si invecchiavano, che si... era bellissimo il giochino di ricordare le scene dei film, le battute dei film, le... no, cioè, mi sembrava che ci fosse una bella complicità. Nella vita sono così comunque. Sì? Loro nella vita sono loro così. Due, cioè. Questo film è bello perché è proprio quasi vero. No, poi gli attori sono bravissimi, abbiamo fatto noi stessi praticamente e non dimentichiamo pure c'è anche Spa che resta benissimo, abbiamo optato sei bravo, un bravo attore, cavolo, cioè. Sei stato bravo, io? sì l'hanno pure menato poi. e poi ricordiamo pure Carla Magda Capitanio, sì, che sì. La ragazza, sì. Capitano, poi c'è Antonino Iorio che fa praticamente il regista folle, il bombarolo, e poi Sergio Fiorentini, sì. Poverello, non c'è più, che lo ricordo sempre con piacere, e poi c'è Edoardo Velo, Claudio la Bigagli di Fiorentini, quando siete Bigagli. Tutti Claudio quanti No, mi è piaciuta moltissimo anche la scena di dove c'è Sergio Fiorentini e ci siete tutti quanti, perché prima c'è Bonetti con me, poi dopo arrivano anche loro, Claudia e Benedicta, e quindi siete tutti insieme, è bellissima come scena, molto bella. Poi c'è lui, è un grande, cioè Fiorentini è stato un grande, veramente, siamo molto legati a lui, che ha fatto anche la squadra, quindi molto bella. Niente, poi invece Benedicta, il tuo personaggio, raccontaci. Ma io sono l'unica... È una nobile imbranata. Esatto. No. Sono attrice. Dal punto di vista sentimentale, insomma, ecco. E lei è bravissima, poi l'ha creato proprio... Se ne è appropriata del personaggio proprio, l'ha fatto anche suo, di idee sue, non è che la sono stata tanta convincere, insomma, ecco, se l'è proprio creato anche da sola il personaggio. Vai, Benny. Ma io sì, ho raccontato anche delle, a un certo punto quando sono dell'analista ho raccontato una mia cosa personale, sono partita e ho parlato, ma la bellezza del cinema è anche questo, cioè quella naturalezza, quella cosa che ti somiglia, poi c'è sempre qualche cosa che ti somiglia. Sicuramente io sono nata, sono cresciuta a Roma Nord, quindi ho una borghesia proprio sotto la pelle, e il fatto di fare una nobile un po' sì, un po', come dire, un po' sfigata, un po' piena di problemi, cioè una che non ha mai avuto un rapporto sessuale, una legata a degli schemi, no? Un po' sfortunata in amore. È l'unica che non fa le... Come? Un po' sfortunatella in amore, cioè due fidanzati morti. E poi questo io devo dire con Claudio mi trovo molto bene. Sfortunati quelli che aveva incontrato prima, più che lei. Esatto. Io con Claudio, vi sento un pochino male, io con Claudio mi trovo molto bene, perché è proprio un attore asciutto, come piace a me, certo. Abbiamo fatto anche il teatro insieme, abbiamo proprio un'intesa, e spero che questa veramente, spero di lavorare con lui a lungo, perché c'è un'intesa, c'è proprio un accordo, ed è molto piacevole. E che dire, non so cosa dire di più. Io no, anche mi sono presa con una cosa. Per me è stata veramente una sorpresa. Ma funziona male. Non funziona bene. C'è la connessione un po' ballerina oggi. Claudio, mi stavi facendo un complimento. Vai col complimento. Vai, complimento.
E non so niente. No, ti stavo facendo un complimento. Stavo facendo un complimento a te. Ma non, sì, non si capisce un cazzo. Non capisco se parlo. Ma mi sento. Vai, vai, stai parlando. Tu stai parlando. Vai dritto col discorso. Stai parlando. Ti sentiamo, ti sentiamo. Ah, Claudio, ci avrai il telefono, sì, giurassico. Che te devo dire? Certo. Ah. Sì, sì. Ti sentiamo, ti sentiamo. No, no, iPhone 7. No, allora. No, io stavo facendo. Allora, io stavo facendo un complimento, vai, a Benedetta, perché è stata una sorpresa, mm-hmm, sia artistica che. Poi, se, vuol dire, ha fatto anche la regista. E anche lì è stata una sorpresa. È una Benedetta, gli ho sempre detto, è un'attrice sottovalutata, mm-hmm, dal cinema italiano, ma anche dalla televisione, mm-hmm, cioè non la televisione, la televisione. Sì. Io credo che sia quel, sì, il problema è il solito, cioè che a un certo punto i registi e i produttori, mm-hmm, decidono che hanno una scuderia di attrici, di attori, e quelli lavorano. Sì. Perché Benedetta potrebbe fare tantissimi ruoli per bravura e per, sì, bellezza, no? Sì. Però li fa, adesso per dire, li fa tutti i Raggerini. Faccio per, sì, dire, sì, no? Sì. Che sì, sì, certo, è molto brava. Vabbè, essere, ragazzi, ma questo è, sì, quello che racconta anche. È una pigrizia da parte dei produttori. Sì. Adesso dico questo, è in fondo anche della storia. Non sento un caso. Del film, no? del film nostro, delle tre di notte, questa è la situazione, purtroppo, è vero. Che ci sono i grandi e girano, beh, sempre gli stessi. Esattamente. Allora io faccio i film, cerco di fare i film sempre con quelli che non sono sempre gli stessi, mm-hmm, cerco di fare, beh, i film con quelli che non si vedono mai. Che poi che sono bravi, no? Tutti pensano che è una sorpresa, dice, ma cazzo, sono bravissimi questi qua, dice, e che ha fatto la scoperta dell'America? Erano bravi anche, sì, prima, anche è solo prima, che vengono, eh, ignorati, e questo è il dramma, capito? No, fatte. Basta andare a vedere i vostri curriculum, cioè avete lavorato un sacco dappertutto, cioè, quindi, scusatemi, cioè, quindi vuol dire che il lavoro, il mestiere lo sapete fare, cioè siete bravi, cavolo. A me è piaciuta tantissimo la scena, la prima scena in biblioteca del vostro incontro, proprio ad una, sì, leggera, con questa luce. Cioè, troppo bella, magica, ecco, non mi veniva, magica, ma leggera, cioè, troppo, sì, devo dire, bella. Devo la dire luce che anche era molto ha bella. Ha creato un'atmosfera bellissima. Sì, anche la musica, sì, è stupenda, è giustissima. Ma Gianni ha creato proprio una bellissima atmosfera, c'è, cioè, una bellissima luce. E sì, per noi donne la luce è molto importante, perché mi ha reso molto morbida, molto, no, solare. Sì. E sì, però sì, c'era, sì, questo eco strano sotto, e quindi le nostre, mm-hmm, voci, era molto suggestiva, è vero. Sì, sì, ricordiamo anche il nostro bello direttore della fotografia, che era Gunther, che sembra un tedesco, mm-hmm, ma è italianissimo, che si chiama Gunther. Gunther Pariboni. Gianni è straordinario, perché Gianni veramente può fare un film con niente. Cioè, Gianni è, sì, domani vogliamo girare un film, vai da Gianni e dici: io non so nulla, va bene, famolo. Cioè, e te lo fa bene. Incredibile, ma come fa? È la follia. È proprio perché conosce veramente il mestiere, la follia, conosce proprio i dettagli. Quindi fa: non ti preoccupare, sì, porto io la macchina, non ti preoccupare, cioè, porto io le luci, non ti preoccupare, porto io gli attori, non ti preoccupare, realtà... fa tutto lui, sa far tutto. Che forte, e poi questa è una cosa che io amo molto, perché... questa è una cosa che io amo molto, perché in realtà la mentalità del teatro è un po' questa.
Cioè tu hai uno spazio vuoto e puoi far raccontare una storia con una candela. Vanno via le luci, accendi due candele e racconti una storia. E comunque riesci a comunicare comunque emotivamente. Ecco, Gianni è questo, è l'essenza di questo mestiere. Cioè lui con niente riesce a emozionare, a raccontarti una storia con due cose. Però è il mestiere in sé che c'ha, profondo, capito? Che è proprio antico. Non è inventato. Beh, cioè... grazie anche a chi c'è intorno, comunque, quelli che ti scegli intorno. Calcola che noi abbiamo avuto il nostro direttore della fotografia che non aveva mai fatto un film in vita sua e non aveva fatto mai l'operatore stando in macchina un film. Io ho detto: che problema c'è? Te metti qua e facciamo il film. E l'ha fatto benissimo. Il nostro microfonista, per esempio, è stato il primo film che ha fatto anche lui. E il nostro montatore, che è uno dei domani. Montatori della squadra, poi Centomanni. Centomanni, ma Pippi, il piccolo Centozampe. Non Pietro, non che mi pare, il figlio. Non Pietro, è il figlio. Che nella squadra era l'assistente montatore. Era quello che praticamente montava il film, poi arrivava il padre, gli dava schiaffoni della capoccia, gli faceva piangere le cose. No, sto scherzando, era bravissimo. E infatti io l'ho fatto molto a lui proprio perché era bravo. E tutte queste cose, tutti questi personaggi bravissimi, oltre gli attori, anche quei pochi tecnici che avevamo, e siamo riusciti a creare una diciamo una sinfonia abbastanza una squadra gradevole. Per rimanere in tema, una squadra. Infatti, assolutamente. Adesso ne dimenticherò qualcuno, ma anche tutti quelli che ci hanno dato una mano come, con delle guest che sono notevoli. Ci hanno partecipato per amicizia. Marisa adesso Costanza. Una non la dico perché è da sorpresa. Ma per l'ultima... esempio Claudio Bigagli, Edoardo Velo giusto, che hanno fatto delle piccole cose, la Variante, Leonora Variante, e anche la Bazzocchi, che il nome, com'è il nome? Questo non lo so. È Claudio. Gloria. Gloria Bazzocchi. Quindi tutti quanti hanno partecipato con entusiasmo e ci siamo divertiti, dai, insomma, ci siamo divertiti abbastanza. E poi bisogna anche ringraziare noi che siamo riusciti a trovare questa distribuzione che è Alberto da Venezia con l'Ipnotica, che ci ha dato l'opportunità di... Dovevamo uscire al cinema l'anno scorso, però purtroppo è successo quello che è successo, anche noi abbiamo una fortuna che Todi che fa. E la cosa importante è che in questo momento la Lazio sta per 2-0. Questa è una cosa importante. Napoli, che Napoli è la mia seconda città, quindi. E quindi va Napoli, bene così. Ovviamente. E niente, bene. Io sono stato contento di questo film, io sono innamorato di questo film perché lo riteniamo proprio nostro a tutti i sensi. Cavolo. Perché non ci ha rotto le scatole nessuno, ce lo siamo prodotto, ce lo siamo coccolato, ce lo siamo guardato, ne abbiamo goduto e adesso la cosa bella è che trovi un pubblico. Anche se devo dire che tutti quelli che l'hanno visto, insomma, sono rimasti tutti abbastanza sorpresi, ma forse proprio dalla semplicità del film. È vero. E devo ringraziare anche tutti, Massimo Bonetti, che si è creato questo personaggio in contrasto con Claudio, che hanno fatto benissimo questa, che poi è un po' quello che fanno nella vita. Che se stuzzicano così poi uno mi telefona a me e mi dice che gli ha raccontato quell'altro
oppure mi telefona Claudia e mi dice: senti che stronzate che mi ha detto Bonetti, cioè io stai lì e io sto in mezzo e io dico sì, c'è ragione. Poi c'è Benny ha fatto sto corto e mi ha sorpreso pure a me, perché ha detto che te devo dire, è perfetto. No, sì, infatti. Lezione a te, ha fatto una cosa bellissima. Se volete vederlo, sì, sta su Rai Cinema Channel, è gratis, è gratuito. Se andate a vederlo, ah, insomma, è un cortometraggio, non fa fatica a vederlo e mi fate un bel regalo. No, volentieri. Sono veramente curiosa, veramente. La confessione. La confessione. Sì, abbiamo visto infatti sulla tua pagina Instagram. Sì, 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 sono curiosa. E sicuramente andrò a vederlo. Claudio fa un prete molto interessante. Un prete di campagna. Oh. Bravo. No, andate a vederlo, perché vi dico... No. Non vi dico niente. No, vedetelo, perché è interessante. No. È veramente figo. Mm. Okay, you're in the show. Che anche significa questa cosa? Le registre sono poche. Qui... Cosa dici, Claudio? È vero. Che le registre donne sono poche. Infatti. Le registre donne sono poche. Sì, sì, sì. È un valore aggiunto. Sì, sì. Infatti. Cioè, è un punto di vista femminile. Mm-hmm. È un punto di vista femminile su un tema, diciamo così, che è il miracolo. Mm-hmm. Il tema è il miracolo, mm-hmm, no? E quindi il punto di vista femminile è sul miracolo. Mm-hmm. No, è interessante, comunque. No, mi infatti... è già complicato, guarda, adesso sì, appena finiamo, vado a vedere. Non andremo a vedere. Niente, approfittiamo di chiedere a Claudio della sua... Molto femminile. Ok. No, niente, volevo cambiare argomento. Adesso volevo chiedere a Claudio, per la sua partecipazione a Un Posto al Sole, di raccontarci un po' come si è trovato, come ci ha anticipato prima qualcosina mentre chiacchieravamo fuori onda, adesso se ce lo racconta in diretta a tutti quanti. Chi? Scusa. Mi sono trovato benissimo. Non... Claudio. Io. Vai pure, vai. Allora, sono parlato benissimo. Mi sentite? Sì. Bene. Sono parlato benissimo. E sì. Mi piace il personaggio. Mm. È un commissario che indaga. È la linea crime, insomma, è la linea crime della sua opera. E quindi questo personaggio, questo commissario che indaga su degli eventi, insomma, che avvengono, insomma, io devo dire che sono così ben organizzati che mi ha stupito, sì, insomma, cioè, e capisco perché sono 25 anni che lo fanno, 25 anni che riescono a mantenere anche un'audience alta, sì, molto alta, sì, sì, tra i tre, da tutti gli artisti agli attori, agli organizzatori, Fabio Sabbioni, che è di Bologna, che è il produttore artistico. Grande. Cioè, persone veramente che è un piacere lavorarci. È un piacere veramente lavorarci. Poi è una città che io, insomma, sono legato sentimentalmente per via... Ma io questa non la sapevo. Per mia figlia, che è mezza napoletana. Quindi, quale? Ma... Cosa non sapevi? Questa è del Posto al Sole. Cosa, Spa? Come non lo sapevi? No, lo sapevi. No, quando l'hai fatto Il Posto al Sole? Sì, te l'ho detto, dai, Spa. Ma quando? Lo sto facendo. Ha seguito due cavalli importanti. Cioè, ha seguito... Ascolti solo Bonetti. Ascolti. No, ma no, senti, Claudio, io non sapevo manco del corto. Te l'ho detto. Ma quando me l'hai detto che hai fatto Il Posto al Sole? Allora, non litigate, dai. Allora, Claudio ha seguito due casi importanti di Un Posto al Sole. Io credo che Un Posto al Sole
resista per così tanto tempo, sia perché è un prodotto fatto bene, ormai rodato, insomma, hanno dei ritmi impressionanti, però insomma c'è gente che lavora bene, quindi le storie sono belle perché sono attuali, raccontano i problemi Vero. quotidiani con leggerezza ma anche con serietà. Certo. E i due casi che ha seguito il personaggio di Claudio sono molto interessanti, perché se ci racconti tu, Claudio, i due casi principali che hai seguito fino adesso. Lo no, Ma sentiamo, guarda, vai. uno era una questa donna non più questa donna non più Vai, vai. giovane che viene raggirata da un seduttore che in qualche modo le porta via i soldi. L'altro caso invece è una coppia che viene aggredita da di notte, viene aggredita degli comunitari, che no, extracomunitari, e vanno in crisi perché uno li riconosce, l'altro non li riconosce. Lei, la donna, tutta la donna, anche questo, con tutti i punti di vista femminili, anche la donna in questo Sì. caso è quella che ha subito maggiormente la violenza ed è anche quella più decisa, anche se poi sbaglia, è più decisa insomma, nell'accusare Denunciarlo. questa persona. E devo dire, no, quello che dice è vero, sono molto attuali, ma senza essere retorici e senza essere enfatici. Un po' come era la squadra, diciamo la verità, come era la squadra, Esattamente. no, che ha fatto Spa, come ha fatto Gianni, cioè sono molto semplici, però diretti, arrivano diretti e non c'è retorica. Quello che è importante è che non c'è Vero. retorica e non c'è. Cioè, mi sembra, hanno un'ottima squadra di scrittori loro. Sì, i sceneggiatori sceneggiatori sono bravi. molto Cioè, molto bene. altrimenti non resisterebbe per 25 anni, no? Infatti, Ah, no, senza si dubbio. riescono a rinnovare senza poi scadere in qualità. Infatti, volevo collegarmi a questo con Benedicta, volevo chiedere appunto della sua partecipazione alla squadra. Se si ricorda, visto che insomma, è passato un po' di tempo, Beh, di com'è sì, mi stata. ricordo. Sì, bene. Beh, mi ricordo che stavo a Napoli col teatro, facevamo Polvere di stelle, tratto dal film con Soldi Ah, Lavitti. E di bello. giorno andavo a girare con Spa e mi ricordo che mi ha sgridato una volta Spa moltissimo e io Aia. mi sono vergognata molti mi fa esci destra camera e io sono uscita alla mia destra invece la destra camera quindi era la mia sinistra e lui ha detto cazzo destra camera. Io ho detto, oh, Madonna, non l'ho mai più dimenticato, l'ho imparato, Ecco, quella è rimasto parola l'ho impresso. imparata. Anche questi insegnamenti. Ma chi era? Era Gianni, il regista. Benny. Sì, era Sì, era lui, Gianni. Era Gianni il Ero io, regista? sì. Sì. Sì, ero io. Si è incazzato, ma che fai? Era perfetto, adesso dobbiamo rigirarla. Ero io perché era il periodo che era uscito Ruggero e c'era ancora Walter Marsi. E quindi avevo avuto l'opportunità di scegliere l'attrice. Infatti, avevo detto: guarda, per me questo personaggio va benissimo. E mi ricordo che c'era come produttore artistico Maurizio Dell'Orso e mi ha detto: ma che idea, bravo, diciamo, viene, vabbè, chiamatela, provateci. E così hanno chiamato me, perché era perfetta per quel personaggio, insomma, ecco. Non so se ve lo ricordate, io lo ricordo Sì, gran quell'episodio. bell'episodio quello lì. Io Mi sono anche. riguardato le scene oggi, me le sono Che riguardate. c'aveva la Sì. Ah, io. serra con le piante, Oddio faceva mio. la giardinatura. La serra, sì. Sì.
che con È l'aria vero, innocente, giusto. che io non ho visto niente, non ho visto, poi alla fine invece era implicata anche lei. Invece a Veramente voi nel bello. film Non me la nostro che ricordo, lo cosa vi è sai. piaciuto? Non mi ricordo la. Eh? Non te la ricordi? Cioè, non ti Io non ricordi mi bene ricordo la storia l'episodio? del personaggio. No, non Allora, benissimo. Mi praticamente ricordo c'è. l'ambiente, mi ricordo il. Praticamente c'è una rapina a un furgone portavalori fatto da due motociclisti e si scopre che questi due motociclisti sono il tuo, non so se fidanzato o ex fidanzato, con un suo amico. E tu all'inizio cerchi di coprire, di dire di non sapere niente, invece alla fine ti beccano e quindi ti Ecco, tocca. Perché i nostri poliziotti erano troppo forti, quindi. Erano forti, forti. Poi dopo alla fine c'era una trappola per arrestare appunto il tuo fidanzato e il suo amico, e poi insomma lì c'è tutta l'azione che alla fine finisce male, però vabbè, insomma. Molto bello però. Sì, me lo sono riguardato con piacere oggi. Secondo me, se oggi rifacessero la squadra, sarebbe un prodotto che funzionerebbe tantissimo. Ancora. Siamo in tanti a pensarlo, Sono, siamo è veramente in vero, sono tanti. veramente in tantissimi a pensarlo, però magari, guarda, magari. Sì. Io Va ci vedrei bene. bene anche Claudio come commissario, però, sì, ce lo Anch'io vedrei bene voglio nella fare il squadra. commissario, però. Voglio fare il commissario. Chiediamo a Claudio farà il nuovo Spazio. film che D'accordo. faccio. Chiediamo Claudio farà Spazio. un nuovo film. Di cosa Non si so per tratta? Ci puoi. esatto, non so per esatto Farò che un film cosa. nuovo, figo, fighissimo. Vai. Poi ve lo racconto. Non si può dire niente adesso? Ma sì, adesso sta in fase di scrittura, anche se è tratto da un libro. Quindi. Ok, tratto da un libro, Sì. molto interessante, ottimo. Volevo chiedere Quindi un'altra scriverò. cosa, Benedetta. Dimmi. Quanto ti manca il teatro? Mi manca tanto. Io È sì, chiuso da guarda, un anno, adesso quindi. il 20. Mamma mia. Allora, l'ultima recita che ho fatto è stata il 4 marzo dell'anno scorso al Teatro della Mamma mia. Cometa Sì. e il giorno dopo abbiamo chiuso. Il Teatro della No. Cometa non riaprirà più. Ha Non chiuso, apriva ci più. faranno un atelier Che hanno di moda. chiuso. Ma ci fanno un atelier di moda. Quindi questa è la No. situazione del teatro. Dicono che il 26 riapriamo. Ok, con quali spettacoli? Uno, perché gli spettacoli non ci sono, non sono pronti. Con quale No. pubblico? Perché la campagna abbonamenti non è stata fatta. Allora, secondo me dovrebbero iniziare a dire: va bene, iniziamo a riaprire, cercate di organizzare il teatro all'aperto, ma vi abbassiamo queste tasse, cerchiamo di venirvi incontro, perché noi veramente c'è un teatro, come per esempio il Teatro Manzoni a Milano, che ha 500 posti, deve riaprire. Il 30%, il 50%, ma non rientra delle spese perché non paghi gli attori, non paghi i tecnici, non paghi la luce, non paghi, cioè riaprire ha dei costi vivi. Quindi Franceschini e il governo dovrebbero un pochino più informarsi su che cos'è il teatro. Il teatro va organizzato un anno prima. Non è che io apro come un negozio e faccio domani mattina teatro. Io posso fare teatro anche per strada. Io e Claudia abbiamo fatto anche dei flash mob teatrali. Lo possiamo fare, ma va organizzato, perché sennò non si può aprire. E mi dispiace perché il governo annuncia delle cose un po' così a cavolo. E c'è tanta gente a casa, c'è tanta gente che sta facendo la fame, perché il teatro è povero. È povero. Beh, pensa, un anno già è povero, non ci sono i soldi per mantenersi col teatro quando è aperto. Pensa No, adesso per che è un esempio. anno che è chiuso. Cioè, ci sono delle tragedie di povertà vera. Uno pensa all'attore, capito? L'attore è un operaio dello spettacolo. E dovrebbero un po' informarsi. C'è un'ignoranza da parte del governo che è un po' fastidiosa. Ci vorrebbe Sì. un fondo salvateatro.
a livello economico. Dovrebbero abbassare le tasse, dovrebbero fare veramente una Ma no, strategia per sostenere. ma però la prepotenza. Ma non infatti. Perché poi noi facciamo delle manifestazioni e dicono va bene, apriamo il Benny, 20, ma no, il apriamo il problema è che 26, non è che loro dove non hanno apriamo? messo i soldi. Infatti. Vai Claudio, vai. Vai Claudio. Ma allora, per esempio, il governo ha messo 900 milioni per il teatro. Il governo ha messo 900 milioni per il teatro. Ma... Ma questi sono andati a finire ai teatri stabili, alle compagnie che non hanno Esatto. fatto gli spettacoli. Li hanno messi in tasca e Infatti, basta. Quello è infatti, il problema. Per infatti. esempio, l'Arena di Verona ha avuto 20 milioni di euro di finanziamento, ma non ha fatto gli spettacoli. Ha messo in cassa integrazione e tutti quelli che lavoravano per la fondazione e si sono messi in tasca 20 milioni. E quindi, Bravo. come Sì. dice Benedicta, non sanno veramente cos'è il teatro. Non lo No, sanno. no, certo. Allora, una proposta sarebbe: facciamo lo spettacolo. Con il pubblico ridotto, no? Tu fai il foglio paga è questo, dice, quello che non incassa lo mette lo Stato. Cioè, se prima incassavi 10, faccio dire 5.000 euro, e adesso il pubblico ridotto, ci sono dei problemi, quello che viene a mancare lo copre il foglio paga, lo copre lo Stato, il Ministero. Questa sarebbe, potrebbe essere una strategia per salvare un po' gli Infatti. spettacoli. Non che tu dai i soldi ai teatri e questi se li mettono in tasca e fanno un monologo. Infatti. No? Lo fanno un Infatti. monologo, lo fanno via streaming. E no, non è così. Sì. Cioè non, No. perché non hanno conoscenza del marciapiede, non sanno cos'è un marciapiede. Cioè se Sì, questi, ma tanto infatti. Franceschini, è chi gli sta vicino, i tecnici che lui ha. Cioè non gliene, cioè, è questo che non... Davvero abbiamo fatto il registro degli attori proprio per, che è una proposta di legge in Parlamento, proprio per definire esattamente quali sono le necessità dell'attore, non sempre il produttore. Il produttore i soldi li ha presi, almeno alcuni. Cioè la realtà è che il Ministero ha messo 900 milioni per il teatro, ed è vero. Ma dove sono? Nah. Per pagare i buffi, no? E per far arricchire le fondazioni. Questo Sì, ha fatto. infatti. Sì, ma Gli attori sono morti di fame, ma non solo gli attori, le sarte, i scenografi, tutti. Vabbè. infatti, tutti i lavoratori, perché c'è un mondo dietro, non c'è mica, non è, il teatro non è una Però parola, è giusto cioè è che si pieno di sappia persone. la condizione vera del teatro italiano. Mamma mia, ma speriamo di uscirne, ragazzi, perché è dura, veramente dura. Chiaramente dura. Veramente. Mamma mia. Sì, ma non esci No, così sono... con queste situazioni qua, con questi. Devi uscire con una strategia, con il rinnovo del teatro. Cioè, non sono più i giorni di riposo, c'è più niente, ho perso tutte le tutele, tutti i No, non diritti. sanno niente, sono una massa di ignoranti e Un po' finché anche per non colpa si... nostra. Infatti. Ma infatti sì, cioè, io penso che siamo in mano a una manica di ignoranti, cioè, veramente che non sanno proprio da che parte muoversi, cioè proprio non si rendono conto anche adesso. Noi parliamo di teatro, ma anche i ristoranti, cioè i cinema. Cioè, chiuso, buona, arrangiatevi. I ristori a chi, cioè, a cosa sono serviti? Cioè, proprio briciole sono. Cioè, siamo No, proprio in non mano. sanno proprio cosa fare, non lo sanno neanche Non loro. sanno cosa fare. Poi quando Non lo qualcuno sanno. alza un po' la voce, c'è la manifestazione dei ristoratori, tra, ok, adesso riapriamo i ristoranti. Cioè, avete fatto la manifestazione dei bauli in piazza? Ah, riapriamo i teatri. Beh, senza sapere un cacchio di come si fanno le cose. Cioè, veramente fastidiosa questa Esatto. cosa, veramente fastidiosa. Mary, Ci stanno togliendo un Mary, po'.
Sì, Però, prova. ragazzi, però il problema c'è, non è che non c'è il problema, non è che uno lo No, fa per... Il problema no, non sto sussiste. dicendo. No, no, no. Cioè, il problema c'è, è come se c'è, cavolo, cioè, il virus c'è, non è che non esiste. Però, cioè, ragazzi, allora, io faccio l'esempio nel mio piccolo, io sono nuotatrice. Hanno detto, andiamo in piscina, dovete stare distanziati, tot persona a corsia, per in palestra state a un metro di distanza, hanno fatto tutte le regole, hanno fatto spendere un sacco di soldi al mio impianto e poi track, chiudiamo. Allora, non mi fai adeguare se poi mi chiudi, cioè, non, ok? E così in tutte le situazioni, cioè, allora, o chiudi tutto finché non sparisce, tutto, 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 oppure cioè, cerchi di capire, non di andare a settori. Questa Ho capito, è ma la mia tutto idea. che significa? Allora dovresti chiudere tutto, supermercati, e poi Tutto. come campa la gente, scusa. Se ti prendi la responsabilità di chiudere tutto, allora organizzi anche la spesa a domicilio, organizzi anche i controlli, organizzi. Ma non è possibile, no, è impossibile Non è possibile organizzare in una cosa Italia, del genere. perché non è possibile in Italia, perché se uno vuole lo fa. Perché Australia, il Nuova problema Zelanda, c'è, com'è che sono liberi adesso? quello delle sale chiuse, cinema chiusi, teatro chiuso. Io però vedo che chi si organizza, io per esempio ho degli amici che hanno trattorie, ristoranti, ce n'è uno specialmente che non ha mai chiuso, cioè nel senso ha continuato a lavorare portando via il materiale. E hanno Sì, lavorato certo. sempre. È chiaro Sì. che se c'è un ristorante gigantesco, ma c'è anche il fatto che io neanche esco la sera per andare al ristorante, che vado a rischiare da Ah. ammalarmi per andare al ristorante. Quindi no, potresti rimanere aperto, ma giusto un incosciente viene. Allora vengono 10 incoscienti e succede il disastro. C'è pure questo. Io capisco che ci sono le restrizioni, però bisogna capire tutte e due le situazioni, non solo quella personale. È chiaro che abbiamo patito tutti quanti. Io sono 3 mesi che ne esco da casa, quindi per dire, no? Solamente che il problema c'è. Speriamo che finisca presto, almeno con le vaccinazioni, e poi si riapre tutto quanto. Il disastro Infatti. era pure questo, questi cazzo d'aperitivi ai 5 per forza, che devono stare 3.000, ma non sto scritto. Beve da casa, il frincizio, francese, frizz, trozze, apri il frigorifero, lo compri e lo compri a casa. Al limite fai di 10 amici e lo fai a casa. Io capisco che per il bar deve lavorare, però certe volte sono anche esagerati al contrario. Sì, no, no, Sì. cioè, È è tutta chiaro una che è uno situazione, non è spettacolo, mi facile la dispiace situazione, però. vedere partite in televisione, vederla allo stadio, c'è una bella differenza. Vedere uno Sì, spettacolo teatrale in teatro o in televisione, c'è una bella differenza. Come il cinema che cavolo. non si può fare. E quindi adesso siamo tutti purtroppo un po' colpiti. Speriamo di essere bravi con le vaccinazioni. Cerchiamo di, perché non credo che ci stanno a nascondere qualcosa o ci hanno fatto, ce lo stanno facendo per No, perché crearci un tutto il disagio mondo alla non popolazione. possono aver preso in giro tutto il mondo, cioè non è solo in Italia, quindi È tutto però il mondo, secondo capite? Io capisco che era una nazione sola, ma me. mi dirai poi come sono affrontate le situazioni che è diverso. È Ma quello non che credo che dico. una mascherina ti privi della libertà, insomma, dai. Portare a No, messa una dai. mascherina, mi fa ridere quando sento che c'è la dittatura sanitaria, dai. Ma che cazzo vuol No, dire la no. dittatura sanitaria? Dai, Ma vada a siamo seri. chiedere a quelli che lavorano in terapia intensiva se c'è la dittatura Veramente, se sanitaria. nel tuo senso di libertà è una mascherina, allora...
conti proprio per poco conti. Se Vabbè, paghi dai, anche parliamo di tanto. cose più belle, va. Parliamo Ok, di cose molto più meglio. carine, va. Molto Allora, meglio. progetti sia di Claudio che di Benedicta? Avete qualche cosa in mano o qualche cosa da fare? Io Sì, ho due spettacoli da quello quando vedo. partono. Siete partiti Io ho due insieme? spettacoli. Vai, Io ho Benedicta. due spettacoli. due spettacoli che dovrebbero ripartire teatrali, spero. E poi ho un film con Spa quest'estate da attrice e da affiancatrice. Grande! Oh, bene, bene. Ce l'ho come attrice e come Grande! assistente. Grandioso! Grande, grande, grande. Dove girate? Dove girate che veniamo a trovarvi se si riesce, se si può? Non lo so ancora, ma sicuramente a Monterotondo, perché mi ci sono Ah, trovato bello. bene. Ah, Siccome ci ho girato anche l'altro, Spa. eh. Ma c'è un ruolo me? E come, certo che c'è. Ho chiesto se c'è un ruolo per me. Ha Ho detto di detto di sì, sì! certo l'ho detto. Mica sono come te che non mi dici niente, che fate il portazzone Ecco, e me lo dia anche tu. Se l'hai legato al dito questo Perché di un posto al tu? Questo sole. di un posto al sole gli è arrivato. Cioè, se l'hai legato al dito. Ha chiamato Bonetti prima, mi ha detto Non ho di sentire un po' capito tosto. cosa ha detto. Cosa ho detto io? Sentito un po'. Che cos'è che non hai capito? Che cos'è che non hai capito? Non ho capito qual è il mio ruolo. Ah Qual è no, il non te mio l'ho detto. ruolo? E non te l'ho detto ancora. È Allora stanno a curioso, scrivere stavo film, vedendo un dacci po'. tempo. Ah, non mai detto. Sarai No, uno un mi poliziotto. porto avanti, capito? Poliziotto, Dai. grande. Sono deciso ancora se per tornare al poliziotto o il giudice. Pure il Oh, giudice non Claudio, lavoriamo saresti, ma insieme anche stavolta. Lavoriamo grande. insieme anche stavolta. Stiamo sempre insieme io e te. Non ho capito, Ale, Benny. nuova coppia. Il cinema io lo faccio Ah, sempre meno con te. male. Anche perché Benedetta è un ispettore di polizia, scusate. Esattamente sì, anch'io, Ah, anch'io. bene. Ah, bene, ottimo. Bello, ottimo, Allora, dovremmo bene, fare più avanti bene, un'altra diretta per parlare di questo film quando si bene. potrà. Wow. Complimenti. Bene, Bene. bene, dai. Bene, Quando potrai raccontarci di più, facciamo un'altra bella diretta, così ci raccontate bene. come Eh sta sì, eh. andando. Vabbè, adesso speriamo Va alle 3 di bene, notte, ragazzi. va, che la gente lo veda, così almeno Quindi mi ci fa raccomando, piacere, ricordiamo che si insomma. può vedere su Amazon Prime, quindi Sì, infatti. entrate lì, cercate Tra di notte e potete godervelo, quindi insomma. Alle 3 di Sì, notte con con 3 come numero. 3 come Sì. numero, 3. 3 come numero, Tre se come no non si numero, trova. esatto. Se no esce fuori Sì, però. altre cose. Alle 3 di notte. Perché succede tutto alle 3 di Guardatelo. notte. Tutte le 3 di Sì, notte. è vero. Sì, infatti c'è stato un momento che diceva, ma perché alle 3 di notte? Poi ho capito, Esatto. ok. Tutto su quel film Bisognava inizia, vedere. succede alle 3 di notte. Alle 3 di notte Infatti. perché scoppiano le bombe, perché devono No mandare a mangiare spoiler, la no bomba spoiler, calda. attenzione. No, non spoilerare, Gianni, non spoilerare. Dovete ci fare troppo perché non l'ho visto. Ok. Va bene. Bene, bene, direi che Bene, siamo giunti al ragazzi. termine. Bene.
Ringraziamo davvero di questa diretta, siete stati carinissimi, è stato un grande piacere avervi come ospiti, siete veramente bravi, cioè, il film mi è piaciuto molto, mi siete piaciuti molto, insieme secondo me proprio funzionate bene, proprio non c'era bisogno di fare scene esagerate, no, scene semplici che arrivavano dirette, ma proprio leggerezza, luminosità e bravura. Un Cioè, io film ho avuto genuino, questo. Sì, genuino, vero? esattamente, Genuino. esattamente. Com'è genuina diciamo l'ambientazione romana. Io da romano lì, la zona del Prenestina, del Milano. Tiburtino lì, insomma, Pietralata. Pietralata la conosco. Prenestina, Tiburtino, va bene. Infatti. E quindi si sentiva, si percepiva la genuinità. Sì, proprio. Enzina, giudizi? A me è piaciuto. Giudizi. No, a me è Vai. piaciuta molto, diciamo, la complicità tra gli attori, cioè proprio si percepiva che comunque c'era una bella alchimia tra di loro. E quindi questo è arrivato molto, almeno a me è arrivato molto, quindi insomma è stato il valore aggiunto, senza dubbio. Quindi ancora bravi. Bravo. Bravi, bravi, bravi. Grazie ragazzi. Bravissimo. Sono d'accordo. Grazie. E allora Ok, buonanotte, alla grazie a prossima. voi, Jenny. Buonanotte, grazie ancora. Buonanotte, Grazie. Grazie grazie a voi. amore. Grazie Ciao mille, ragazzi. grazie. È stato un piacere Buonanotte, a presto, conoscervi. Gianni. Ciao. Alla prossima. Buonanotte a tutti. Un Ciao bacione. Gianni, Ciao, buona ciao, ciao. notte. Ciao. Ciao. Buonanotte, grazie mille.